Tavoleto, frazione di Pian di Meleto, posto a 476 metri sul livello del mare, si tratta di un piccolo borgo medievale egregiamente conservato e parzialmente abitato stabilmente. Costruito su un'isolata sporgenza di tufo e terrazzo sulla valle del Mutino, in posizione strategica e dominante rappresenta uno dei borghi più caratteristici del Montefeltro. L'insediamento ha probabili origini romane. Documentazione certa comunque risale al 1200, quando nella provincia dei Castelli veniva già citato il castrum di Cavoleto, castello di confine tra Malatesta, Montefeltro e Papato. Dopo un periodo di decadenza tra il 1500 e il 1700, la località viene riscoperta grazie alla famiglia Cosmi, che vi costituisce il palazzo che si trova nella piazza bassa del borgo. La Seconda Guerra Mondiale, poi, ed il passaggio della linea gotica portano distruzioni seguite nel periodo della ripresa economica dall'esodo degli abitanti verso le località di Pianura e Rivierasca. La struttura urbanistica del borgo molto particolare, è caratterizzata da una prima piazzetta sulla quale si affaccia il citato Palazzo Cosmi. Alle spalle, un po' defilata, una chiesetta e di fronte un'irta salita con le abitazioni edificate ai lati, che in meno di 100 metri porta ad un'altra piazzetta sulla quale si affaccia la chiesa principale del borgo. Passetto al lato della chiesa porta ad un balconcino del quale si domina la valle del Mutino e all'orizzonte si gode una bella veduta sul vicino Monte Carpegna. Percorrendo il borgo si ha la sensazione che il tempo si possa fermare, ricordando all'uomo che conservando quanto di buono ha costituito, troverà poi sempre qualche viandante felice di ammirare e rispettare quelle pietre che trasudano di storia.